Allora, Michele, intanto tanti auguri, Grazie. visto che è il tuo compleanno. Vabbè, insomma, partiamo dalle frivolezze. Ti hanno fatto qualche scherzo, qualche sorpresa, hai portato le paste. Vabbè, penso che portare le paste sia un rito ormai, quindi ero quasi obbligato, diciamo. E no, scherzi, no, mi hanno fatto gli auguri tutti e basta. E nella gara, venendo a calcio giocato, nella partita di domenica abbiamo rivisto il rombo. A te sostanzialmente, oddio, qualcosa cambia perché comunque immagino che i movimenti sulla corsia di destra siano diversi a quelli di un 4-2-3-1. La differenza che io ho notato è che domenica sei arrivato spesso anche sul fondo a crossare, cosa che magari contro il Lentigione non si era visto. È dipeso dal caso, dalla gara o dalle situazioni, oppure è una scelta tattica precisa? No, vabbè, ovviamente ogni partita ci adattiamo alle, nostre, alle situazioni, però a me piace molto questo modulo anche perché con la mezzala facendo dei movimenti opposti ci troviamo sempre, comunque uno dei due si trova sempre libero e comunque sì, ho anche più campo per riuscire a portare palla e arrivare sul fondo al cross. Possiamo dire che forse sicuramente la vittoria di domenica e il 3-0, ma soprattutto il gioco, è stata una sorta di risveglio un po' anche del Parma. L'ha detto anche Longobardi ieri, lo spirito Parma si era un po' sopito, ma ieri, cioè, ma domenica diciamo, si è risvegliato alla grande, aiutato forse anche da quel tuo gol con Lentigione, perché quella vittoria in cui magari la partita non è apparsa così scontata, però è stata fondamentale anche per la vittoria poi di domenica. Beh, ma io sono convinto che nell'arco di un anno è impossibile mantenere sempre un andamento costante, ci sono stati degli alti e bassi e ci siamo ripresi da questo momento, abbiamo fatto molto bene, ma sì, il gol forse può essere stata una motivazione, più che il gol magari la vittoria di tutta la squadra ne ha risentito e siamo stati felici e ci siamo riusciti a riprenderci. Domenica scendete in campo con Romagna Centro, l'Alto Vicentino rimarrà a guardare. Questo non è un match point perché ovviamente la matematica non è ancora lontana, ma questa situazione in particolare in cui sapete che voi giocate e sicuramente qualsiasi punto che portate a casa lo aggiungete a quelli già che segnano il distacco all'Alto Vicentino, cosa vi cambia da questo punto di vista? Ma sicuramente dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi e perché questa vittoria può portarci a più 9 e ad avvicinarci molto di più alla matematica. E quindi dobbiamo dare del nostro massimo, già dobbiamo dare del nostro meglio e ci serve l'aiuto di tutti, anche dei tifosi, e noi ovviamente cercheremo di ripagarli nel migliore dei modi. Il nuovo sistema di gioco con rombo, poi detto più bello perché si partecipa di più all'azione, ma c'è da correre tanto. Voi esterni forse siete tra i più, come dire, spremuti da questo sistema di gioco. Vabbè, ma penso che quando vieni inserito in quel ruolo devi mettere in conto anche questo, che sulle fasce bisogna prima di tutto correre. Ti aspettavi una stagione così da protagonista? No, io sono arrivato qua con l'intenzione di essere protagonista e ovviamente dalle prime partite ho cercato di dare il meglio perché il mister mi scegliesse anche in quelle successive. E così è stato, ho fatto parecchie presenze, sono contento di quello che ho fatto fino adesso. E il gol più bello che hai fatto, quello dell'altra domenica? Ah, senza dubbio. Sì, non me ne ricordo di così belli. Grazie.